Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi apriamo con una notizia di cronaca, con una grossa operazione dei carabinieri, una grossa operazione antidroga. La prima notizia arriva da Ferrara, i carabinieri con un blitz scattato all'alba tra Ferrara, Ravenna, Alessandria, Lecce, Prato, Rovigo, Vicenza e Verona stanno notificando 47 misure cautelari a carico di 38 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, uno solo agli arresti domiciliari. Due le ordinanze emesse a loro carico dai GIP di Bologna e Ferrara per due inchieste parallele, una del DDA di Bologna, la seconda della Procura di Ferrara. Il blitz è la conclusione di un'inchiesta avviata a fine 2009 su un gruppo di 24 albanesi e 14 italiani specializzati nell'importazione da Belgio e Svizzera di cocaina verso l'Emilia e ramificazioni in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati un chilo di cocaina, materiale vario, e operati 25 arresti in flagranza. All'operazione chiamata Cattedrale 2010 hanno preso parte 150 carabinieri di Ferrara e delle province di Alessandria, Lecce, Lodi, Monza, Prato, Parma, Ravenna, Rovigo, Verona e Vicenza. Cambiamo argomento, andiamo sulla giudiziaria. Fissato il processo di secondo grado al parlamentare ed ex presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, Maurizio Grassano. Si terrà a Torino dal 4 al 7 marzo. Grassano è accusato di truffa al comune con l'imprenditore novese Sergio Cavanna, a sua volta in appello. Vediamo il servizio. Mentre in Alessandria è in corso il processo Grassano bis, riprenderà a maggio 2013, a Torino si tiene il 3 marzo l'appello per il primo dibattimento a carico del parlamentare ed ex presidente del Consiglio Comunale, i cui difensori hanno presentato ricorso contro la condanna a 4 anni per truffa al comune. Per le sue assenze dal lavoro quale dirigente della Vega Verniciature dell'imprenditore novese Sergio Cavanna, a sua volta condannato e a sua volta in appello, dovute agli impegni di pubblico amministratore, versò a Cavanna 760.000 euro. I legali sostengono che fu solo rispettata una norma di legge e ribadiscono che Grassano deve essere assolto. La soluzione verrà proposta anche per Cavanna. Il nuovo processo, che è uno stralcio del primo, vede imputati entrambi di falso e tentata truffa per la presentazione di buste paga non corrispondenti al vero e a 57.000 euro che il comune avrebbe dovuto pagare, ma non lo fece, come rimborso dell'ultimo trimestre 2008. Nodo di questo dibattimento è il contratto in cui il parlamentare risulta dirigente della Vega. I suoi difensori sostengono che esiste. Il PM dice di averlo richiesto al tempo delle indagini, ma non gli fu consegnato. Lo si sta cercando ed è per questo che il processo iniziato nelle scorse settimane è stato rinviato. Ora l'attesa è concentrata sulla causa d'appello. Per giungere alla sentenza occorrono tre udienze, 4, 7 e 11 marzo. Parliamo ora di scuola, del maxi concorso per gli aspiranti insegnanti che mette in palio 11.542 cattedre. L'ultimo concorso si era svolto 13 anni fa. In tutto quindi sono 321.210 i candidati, mentre le richieste complessive per i posti delle diverse cattedre messe a concorso sono 501.287. Ieri si è svolto il primo round di preselezione dei docenti, oggi è in corso la seconda giornata. E in provincia di Alessandria ha fatto tappa il ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Ci racconta tutto Alessandra Della Cà. Bocciati 2 su 3 aspiranti insegnanti per una percentuale pari al 65%. È questo l'esito della prima giornata della preselezione del maxi concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione a distanza di 13 anni dall'ultimo. Ad essere rimasti fuori sono in tanti. Il 20% dei candidati non si è proprio presentato e solo 1 su 3 è riuscito a totalizzare 35 risposte esatte su 50, il punteggio necessario
per essere ammessi alla prova successiva, l'ho scritto. Ieri, su un totale di 172.248 candidati ammessi a sostenere l'esame, se ne sono presentati dunque 136.289, cioè il 79,7% di quelli previsti. Di questi, appunto, hanno passato la prova in 45.787. Solamente in 4 regioni gli ammessi hanno superato la quota del 40%, Toscana, Piemonte, Liguria e Lombardia. Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione, il concorso si è svolto regolarmente, nessun intoppo o problemi di sistema. E proprio il Ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ieri ha fatto tappa in un paio di istituti del Casalese per incontrare di persona i candidati. Questa iniziativa consentirà di guardare al futuro, ha detto, e permetterà di coprire circa metà del fabbisogno di insegnanti. Il test era composto da 50 quesiti a risposta multipla con 4 opzioni da svolgere in 50 minuti. I quesiti suddivisi in 18 domande di capacità logiche, 18 di comprensione del testo, 7 su competenze digitali e 7 sulla lingua straniera. Il calendario delle future prove sarà pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013. Torniamo a parlare della difficile situazione delle società partecipate del Comune di Alessandria. Stamattina è toccato ai dipendenti ASPAL protestare, hanno manifestato davanti all'ufficio del sindaco di Alessandria. La protesta è scattata dopo che ieri hanno appreso che nel bilancio del Comune approvato dalla Giunta e in discussione in questi giorni in Commissione e sarà approvato in Consiglio Comunale giovedì, sono state tagliate cifre tanto importanti che si intuisce che sarà impossibile mantenere l'attuale numero di dipendenti. La paura della chiusura poi di ASPAL e in più la poca sicurezza nel futuro della nuova società a costruire insieme hanno fatto mobilitare i dipendenti. A un certo punto della mattinata, durante la manifestazione, è arrivato il sindaco di Rita Rossa che ha dialogato con i manifestanti e cercato di calmare gli animi. Ma vediamo il servizio. Ieri appunto abbiamo avuto questa comunicazione urgente di incontro da parte della direttrice di ASPAL, il presidente di Costruire Insieme e il presidente di ASPAL. Siamo stati convocati ieri pomeriggio alle 17 e nel tavolo dove poi c'è appunto abbiamo redatto il verbale e sono stati comunicati i dati quantomeno allarmanti, cioè che rispetto al bilancio riequilibrato sia ASPAL che Costruire Insieme e avrebbe grosse difficoltà per la continuazione dei servizi e risulterebbero quindi anche degli esuberi in conseguenza di questi tagli che si sono verificati sul bilancio riequilibrato. È chiaro che siamo qui con i lavoratori in comune perché rispetto all'incontro del 5 di dicembre dove appunto il sindaco, il capo di gabinetto e l'assessore alle partecipate aveva dato rassicurazioni al personale rispetto appunto all'anno prossimo, l'incontro di ieri invece è stato possiamo dire devastante rispetto al dato della fiducia e del futuro, perché sono dati in controtendenza, quindi opposti rispetto all'incontro del 5. Abbiamo potuto registrare che a conti fatti sul costo del personale sicuramente non ci saranno i fondi per garantire lo stipendio e le retribuzioni a tutti i dipendenti attualmente occupati. Di conseguenza la nostra preoccupazione è forte proprio per questo. I servizi sono indispensabili, in realtà non c'è un servizio che potrebbe essere tagliato, però è chiaro che la gente va pagata per i servizi che fa e oggi dai dati che ci sono stati dati ieri sera non c'è questa possibilità. Abbiamo rinviato l'assemblea al 15 di gennaio e stiamo lavorando per cercare una soluzione. Se noi rientriamo dentro il patto entro il 2014 probabilmente delle soluzioni si trovano e non è che una liquidazione si apre e si chiude dopo 15 giorni né un mese. Stiamo valutando con attenzione tutte le strade. Questo. Sulle questioni della difesa dei posti di lavoro, cioè se ho fatto un bilancio utilizzando il fondo rotativo per non mettere in discussione i posti e non però perché quando mi si dice vabbè, per garantire i posti di lavoro del palazzo, per poter continuare ad avere anche la discrezionalità per esempio di
trasferire le somme al CISACA, perché anche lì ci sono dei lavoratori, per avere la possibilità di trasferire le somme a tutto quel comparto che comunque sono fornitori del comune, non per fare altre cose. Ecco, quindi l'obiettivo nostro è decisamente quello, altrimenti, scusate, io non avrei firmato tutte le ordinanze che ho firmato, di cui adesso mi chiederanno anche conto, se non avessi l'obiettivo di salvare o di fare lo sforzo e la battaglia massima per salvare i posti di lavoro. Se noi non riequilibriamo questo bilancio, cioè non è che un commissario che venisse qui si occupa di mantenere i posti di lavoro, siccome circola questa idea forse è meglio un commissario, guardate che questa soluzione, come dire, quando uno fa tutto lo sforzo possibile, se poi le norme sono così rigide che nonostante alcune scelte che Roma potrebbe anche mettere in discussione o che potrebbero essere diciamo sottoposte al tentativo di non far passare il bilancio, è chiaro che a quel punto uno dice io faccio tutto lo sforzo possibile. Bene, seguiremo naturalmente la vicenda. Adesso cambiamo argomento, andrà all'asta l'immobile che fino a 4 anni fa ospitava la sede della Banca d'Italia di Alessandria, che vedete qui nelle immagini. La base d'asta dell'edificio è situato nella centralissima Piazza della Libertà, all'angolo con Via Dante ad Alessandria, sarà di circa 8,5 milioni di euro e ci sarà tempo fino al 19 aprile 2013 per presentare le offerte. Il palazzo, sul quale esiste un vincolo della sovrintendenza dei beni architettonici, fino all'ottobre 2008 aveva ospitato gli uffici alessandrini della Banca d'Italia. Andiamo adesso a Ovada, si annuncia ricco di mozioni, interpellanze e interrogazioni il Consiglio Comunale di Ovada, in programma domani sera. Ce ne parla Bruno Mattana. Ormai i consigli comunali di Ovada si svolgono all'insegna delle mozioni, interrogazioni, interpellanze presentate dai gruppi di minoranza. Anche la seduta consigliare che si svolgerà domani sera, mercoledì 19 dicembre, ha tali caratteristiche. Infatti, su due punti all'ordine del giorno proposti all'approvazione da parte della Giunta, gestione in forma associata del servizio di polizia municipale e dismissione della quota di partecipazione alle società Palazzo del Monferrato, ben 9 sono appunto le richieste delle opposizioni per interrogare e interpellare su problemi diversi l'amministrazione comunale. Molti ritengono questa prassi un'anomalia, altri una scelta utile per affrontare le problematiche cittadine che altrimenti non troverebbero spazio. Tra mozioni, interpellanze e interrogazioni spiccano ad esempio questa, la mozione del capogruppo di Fare per Ovada Eugenio Boccaccio sulla modifica del regolamento del Consiglio Comunale inerente alla possibilità della pubblicazione online delle sedute dello stesso Consiglio. L'interrogazione del consigliere Gianni Viano di centrodestra relativa all'autovelox in via Molare e ancora un'interrogazione dello stesso Boccaccio sul malfunzionamento della rete fognaria lungo la circonvallazione di via Cavour e conseguenti miasmi che ammorbano l'aria. C'è anche un'interpellanza del consigliere Fulvio Briata che chiede un'ordinanza per vietare i botti di Capodanno. Continuano a far discutere ad Alessandria le sanzioni elevate ai commercianti per le vendite promozionali effettuate nei giorni scorsi. Sull'argomento è intervenuta anche la Confesercenti, secondo cui deve essere la Regione ad emanare le norme da applicare su tutto il territorio. Si legge nella nota inviata agli organi di stampa, ma nell'attesa di qualcosa che non accade è un fatto estremamente positivo che ci siano amministrazioni locali sensibili e attive che emanano ordinanze di propria iniziativa. L'assordante silenzio regionale in materia, ha spiegato ancora la Confesercenti, è invece piuttosto grave, soprattutto per quanto riguarda l'assenza di una legge che stabilisca norme per gli outlet. Se i saldi, come stabilisce la Regione, avranno inizio il 5 gennaio prossimo, ha detto invece un commerciante, non possiamo tollerare che le vendite promozionali effettuate in questi giorni vengano sanzionate dalla polizia non aria solo a noi e non agli outlet o agli ipermercati. Sono più di 130 milioni le ore di cassa integrazione richieste in Piemonte tra gennaio e novembre di quest'anno, addirittura il 13% del totale nazionale. I potenziali cassi integrati piemontesi sono 80.709, oltre 13.000 in più rispetto al mese di ottobre. Tra le province, Verbania presenta un balzo del 124%, seguita da Torino e da Asti. In calo d'Alessandria, meno 1,3%, Vercelli e Novara. In Piemonte, ha detto Gianni Cortese, segretario generale della UIL Piemonte,
Per alleviare la crisi bisognerebbe operare con un progetto volto a rilanciare il territorio in grado di rimuovere alcune carenze che ne limitano la competitività. Stato di agitazione allo stabilimento KME di Serravalle Scrivia. Oggi dalle 13 alle 15 è in programma uno sciopero e un presidio di 2 ore. I sindacati dei lavoratori fanno sapere che l'estensione dal turno di lavoro sarà applicata sui 3 turni a sostegno delle 5 dipendenti cui l'azienda non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza. La mobilitazione è stata indetta per chiedere soluzioni alternative, ma come ha fatto sapere chi si occupa del personale, trattandosi di contratto a tempo determinato arrivati alla loro naturale scadenza, non si tratta di licenziamenti ma di mancati rinnovi del contratto in questione. Crescono i timori da un'altra parte dei sindacati sul futuro della Bistefani di Villanova, dolciaria di Casale Monferrato, nota per i crumiri. Ieri è stato proclamato uno sciopero che secondo i sindacati è riuscito, mentre oggi si terrà un'assemblea in cui i 145 lavoratori dello stabilimento decideranno le prossime iniziative. Ad oggi sono in corso trattative con probabili acquirenti, ma tra voci e smentite la comunità non ha ancora comunicato nulla. La fabbrica smetterà di lavorare venerdì 21 per le ferie natalizie. Sarà un Natale amaro per questi lavoratori, hanno commentato i sindacati, che non sanno se a gennaio riprenderanno e sotto quale proprietà. Andiamo adesso a Novi Ligure. Il comune di Novi si allinea ad altre amministrazioni comunali che hanno deciso di rendere obbligatorio l'utilizzo di catene e pneumatici sul territorio comunale fino al prossimo 31 marzo 2013. Vediamo su questo argomento il servizio di Enrico Mariano. Obbligo di catene e pneumatici invernali sul territorio comunale. È questa a Novi Ligure la comunicazione che arriva dall'ufficio viabilità. Per i provvedimenti di competenza, il corpo di polizia municipale di Via Verdi informa che in ottemperanza all'indirizzo viabile della giunta comunale espresso nella seduta del 14 novembre è stata emanata l'ordinanza, regolarmente pubblicata all'albo pretorio online, con la quale è stato istituito l'obbligo delle dotazioni di mezzi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali per i veicoli in transito lungo le strade comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre 2012 e il 31 marzo 2013. Il provvedimento, in linea con quanto stabilito dall'amministrazione provinciale di Alessandria e da altri comuni limitrofi, mira ad evitare, in caso di precipitazioni nevose, pericoli dovuti a impedimenti della circolazione veicolare a causa di mezzi non provvisti di idonee dotazioni. L'ufficio si è già attivato per la fornitura e la collocazione della relativa segnaletica verticale di informazione. Anche a Serravalle Scrivia si è prestato interesse al tema. Infatti da tempo sull'home page del sito del comune serravallese vi è un apposito spazio dove si indica come gli uffici comunali abbiano raccolto un vademecum emergenza neve e ghiaccio, utili indicazioni per conoscere cosa fa il comune e che cosa ogni cittadino può fare in caso di neve e ghiaccio per limitare disagi alla collettività, contribuire alla sicurezza della circolazione stradale, proteggere la propria e l'altrui incolumità, favorire la pulizia e lo sgombero. Dalla pagina degli spettacoli, in scena questa sera alle 21 al Cinema Teatro Alessandrino del capoluogo di provincia, lo spettacolo intitolato Tutti su per terra, promosso dall'associazione culturale Art Maker, insieme ai ragazzi della scuola professionale Alessandrina Musical Factory. Si tratta di una rappresentazione cantata dal vivo con spezzoni presi da grandi musical internazionali e poi raccolti in un unico filo conduttore. Siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, tra pochissimo ci sarà lo sport, ci sarà il basket, vittoria e terzo posto in classifica per la Novi Più Casale. I Monferrini, dopo aver espugnato Trieste, si preparano alle ultime 2 gare dell'anno. Subito dopo, come sempre, vi ricordo, ci saranno il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione.